Nel cuore di Taranto Vecchia, una chiesa insolita, molto piccola e quasi nascosta, la chiesa di Sant'Anna, posto dove le donne incinte, le donne che provano ad avere figli o le puerpere, vengono di consueto il 26 di ogni mese per seguire la messa e precedentemente il rosario. Roberto, adesso ci troviamo davanti a una chiesa molto particolare perché è piccolina e quasi un po' nascosta, la chiesa di Sant'Anna. L'hai detto, è una chiesa molto piccola, molto nascosta. Siamo in Vico Civitanova, è la chiesa di Sant'Anna. È in stile neobarocco di scuola napoletana. È una chiesa che non ha molti elementi formali, è molto semplice, elementare ed è proprio comunque l'espressione della pietà popolare. Qualcuno la definisce una chiesa rionale, una chiesa proprio popolare e lo è davvero, perché Sant'Anna, tu sai, che è la santa alla quale si rivolgono le ragazze che vogliono diventare mamme, le puerpere, chi aspetta un bambino, e questa chiesa è diventata appunto il punto di riferimento per le ragazze madri. Qui c'è un'opera pia che è praticamente parte gemma da San Domenico, che offre alle ragazze madri tutto il necessario. Trovano ascolto, trovano accoglienza, trovano sostegno. È una chiesa che è molto importante per la città vecchia, proprio perché rappresenta il sentire di questa zona della città vecchia. Dentro ci sono tre statue, una è Sant'Anna, l'altra è di San Gioacchino e l'altra, la terza statua è la statua di Sant'Omo Bono. Ci sono dei tarantini che si chiamano Omo Bono e Omo Bono era un ciabattino, un calzolaio della zona di Cremona, però ha fatto tante opere pie in vita che lo hanno dichiarato santo. E qui dentro c'è la sua statua, quindi anche questa è una particolarità. Anche questo è un legare, sai, le professioni umili, i mestieri umili, con la santità. Tutti possono ambire alla santità, quindi dipende da quello che si fa in vita.